Sabato 7 ottobre, una giornata davvero importante per la comunità di Ponte in Valtellina. Oggi si inaugura il municipio rinnovato, riqualificato, più accessibile ai disabili, e c'è anche una nuova sala operativa e una nuova sede per la polizia locale. Nato come casa del fascio durante il ventennio, il municipio di Ponte in Valtellina, come hanno spiegato il sindaco Franco Biscotti e il suo predecessore Luigi Tempra, ha subito una serie di trasformazioni fino a giungere all'aspetto attuale. Sulla facciata il tricolore e lungo tutto l'edificio, scale comprese, tasselli colorati che, hanno spiegato i progettisti Stefania Guiducci e Marzio Mercandelli, richiamano il paesaggio circostante. Un intervento di riqualificazione dell'edificio municipale che era indispensabile per una serie di ragioni. Era un edificio sul quale si è intervenuti l'ultima volta nei primi anni 80, dovevano essere recuperati dei nuovi spazi per uffici, questo anche con l'acquisizione di un immobile fatta diversi anni fa, che è stato ristrutturato per farne la sede della polizia locale associata, ma poi soprattutto vi era bisogno di un restyling esterno. L'edificio era ormai superato anche sotto il profilo estetico, c'era un problema di abbattimento delle barriere architettoniche, un'opera che complessivamente viene a costare circa 700.000 euro. La benedizione è stata impartita dal prevosto di Ponte, Don Giuseppe Scherini. Padre e Figlio e Spirito Santo. A seguire il taglio del nastro. Tra le novità, la sala operativa della polizia locale collegata a una fitta rete di telecamere. Sì, col rinnovo del municipio siamo riusciti, grazie anche all'amministrazione che ha creduto nel nostro servizio, a realizzare il nostro nuovo comando, dove da qui riusciamo a monitorare i nostri quattro comuni di Poggiridenti, Chiuro, Ponte e Montagna in Valtellina. Abbiamo un sistema appena ultimato di videosorveglianza che conta 37 telecamere sparse su tutto il territorio e da qua riusciamo comunque a coordinare il servizio degli agenti sul territorio. Tutti in piedi per l'Inno d'Italia, eseguito dall'Orchestra Maurizio Quadrio dell'Istituto Comprensivo di Ponte.